Buongiorno a tutti, la mia Nisha Park, siamo qui a registrare questo video. Video che dove parliamo un po' di calcio e mercato, parliamo di un po' di Genova Milan che si giocherà domani alle 3. Per cominciare voglio parlare un po' di calcio e mercato, dove ci sono novità molto importanti. Non ho portato subito il video, volevo aspettare pure un po' la vicenda che andava avanti per sapere più notizie e fare tutto in un unico video. Ora le notizie ci sono. Parliamo dunque della trattativa prima in uscita. Sono un pochino deluso. Deluso da chi? Deluso da Higuaín, che ricordiamo tutti ha accettato il Milan negli ultimi giorni di mercato ad agosto, il Milan per il progetto che aveva, per il progetto di ritornare in Europa, in Champions League, un progetto che lui si era convinto di accettare. Mi ricordo la frase che aveva detto proprio lui. Lui aveva detto che aveva accettato il Milan perché qua mi vogliono tutti, tutti mi vogliono e là Chelsea mi vuole soltanto Sarri. Ora, lui ha chiesto finalmente la cessione, vuole andare da Sarri, dove praticamente l'unica persona che la vuole è lui, Sarri. Sono deluso perché non ho avuto almeno il coraggio di aspettare fino a fine stagione. Ci ha lasciato dove ancora siamo in lotta per il quarto posto, in lotta e siamo a un punto dalla Lazio, aspettando la partita di oggi tra Napoli-Lazio e poi la partita tra Genova Milan, che giochiamo domani. Che dire, sono deluso da Higuaín. Io che tuttora l'avevo difeso fino all'ultima partita contro la Spal, un po' ero rammaricato quando entrato nella finale, sapendo che potrebbe essere l'ultima partita di Higuaín con la maglia del Milan. A me mi dispiace che io come Higuaín lo reputo un grandissimo attaccante, ha fatto sempre bene, tranne che quest'anno purtroppo non è stato Higuaín che conoscono tutti, quello che è stato in questi 6 mesi nel Milan. Però comunque io l'avevo difeso soprattutto con lo Spalletti, e quando ho sentito i fischi un po' mi dispiaceva per Higuaín. Ha subito un momento di crisi dopo quella partita con la Juventus, che non ha segnato più, ma non si è visto l'Higuaín delle prime giornate, i suoi gol li faceva. Si era sbloccato poi proprio nella partita dove lo fischiavano e lui li ha ghittiti tutti, tutti poi a difendere Higuaín. Ora siamo più o meno tutti delusi da Higuaín. Invece per il mercato d'entrata hai subito il colpo per il dopo di Higuaín, Piontek, che fino a un mese fa io ritenevo un colpo impossibile, perché non pensavo che proprio il presidente di Genova lo vendesse, si privava già di Piontek già da gennaio. Quindi qua io voglio fare un applauso a Leonardo, perché Leonardo ha portato un futuro bomber, già lo è con Genova il secondo marcatore della Serie A dopo Ronaldo e lui, Piontek, e sperando che non si perda, speriamo che non si perda, perché Piontek ha un grande potenziale. Poi quella partita più che ho visto con la Juventus, non ho visto bene la parte della Sampdoria, Paquetá mi piace molto, ha grandi potenzialità, speriamo che continui così perché ci può dare una mano, Paquetá.
un ottimo acquisto, 35 milioni se non sbaglio, quasi 40 Piontek, vediamo se dobbiamo capire se si aggiungerà la contropartita di Bertolacci o di Halilovic per Piontek. Comunque il mercato di riparazione invernale è mio, però mi sta piacendo moltissimo. Aspettiamo poi le notizie di Çalhanoğlu, se lo vendono o non lo vendono, vedremo come va a evolversi la situazione del mercato in uscita del Milan. Invece quanto riguarda Genoa Milan, che dire, mi aspetto una partita più di reazione da parte mia dopo la sconfitta in finale, un Milan che sicuramente proverà a vincerla per cominciare bene l'anno in campionato. Piontek non si vedrà, ma non perché passerà al Milan, perché è pure squalificato, quindi non si vedrà in campo, non si vedrà in panchina Piontek. Dopo la partita dovrebbe arrivare la firma di Piontek. Il Genova fa una partita panchina che ci proverà a sorprenderci e a mettere pericolo a noi. Vedo quindi la partita un po' equilibrata, una partita tosta pure per il Milan, però sicuramente il Milan domani penso il carattere lo mostrerà e fa vedere che può raggiungere il quarto posto. Speriamo che la Lazio fa un passo falso oggi, tutti i quindi non mi hanno iniziato a fare Napoli. Speriamo in bene per il risultato che sia a favore, anche se in questo campionato molte volte che il Milan ha avuto il risultato a favore non l'ha saputo sfruttare bene. Speriamo che questa è la volta buona che potremo sfruttare un possibile risultato a favore tra Napoli e Lazio. Vediamo se riesco a fare il post partita, se riesco a farlo lo porterò martedì, se lo porterò su Instagram TV, quindi martedì se riuscirò a portare un post partita tutti collegati su Instagram TV che là uscirà il video. Comunque se ci saranno novità vi aggiornerò nel mercato, sia in Italia che nel mercato in uscita. E nel bene e nel male, forza mia, speriamo di andare a vincere domani. E vi voglio invitarvi a mettere un mi piace, condividere e commentare questo video, cosa pensate di Piontek, di Guain o della partita di domani. E poi seguirmi sempre su Instagram e sulla mia pagina Facebook e il canale Telegram. Al prossimo video, da Milanese Pazzo, ciao a tutti.